Allora, su elettorale. questa riforma che è complicata e che va inquadrata, abbiamo chiesto un aiuto a un signore che ne capisce molto di riforme istituzionali, di leggi elettorali. È Luciano Violante, è l'ex presidente della Camera. Lo ringrazio per essere qui con noi. Prego, si accomodi vicino a me. È stato tra l'altro dato il nome alla famosa bozza Violante, che era il testo del 2007, votato dal neonato PD e da Berlusconi, per dire da quanto tempo se ne parlava. No, la fine del bicameralismo doveva essere la bozza Violante. No, di questo bicameralismo. Di questo C'è bicameralismo. la riduzione del numero dei parlamentari, lì come in altri, addirittura dal tempo della commissione Bossi si parla di riduzione del numero dei parlamentari. Ne abbiamo parlato altri presidenti della Ma Camera. dato che Fiano ha detto mi fido, no? Prima di mi fido dei 5 Stelle, mi è venuto in mente quando D'Alema si fidò di Berlusconi e fu alla fine un po' fregato, no? Che Ma dici? guardi, nella vita politica la fiducia è a tempo. Non è La fiducia è sempre. Questo è interessante. Allora, tra l'altro se ne parla dall'84. Noi abbiamo trovato un filmato meraviglioso di Raffaella Carrà con Nilde Iotti che già parlava Sì, del infatti, sì. taglio dei parlamentari. Lo vogliamo vedere un Scusi, pezzettino possiamo perché. usare un'espressione? Riduzione del numero dei parlamentari. Non è Non che si taglio. affettano i parlamentari, no? Non c'è. È più rispettosa, riduzione, ha ragione. Vediamo la Iotti un momento con la Raffaella Carrà. In questi ultimi mesi lei è diventata ancora più popolare per essere la più accanita sostenitrice di una proposta per ridurre drasticamente, addirittura se non dimezzandoli, deputati e parlamentari e senatori. Senatori. Ecco. Perché? Nel 48, quando entrò in vigore la Costituzione, non uscivamo dal fascismo, c'era la necessità di ristabilire un rapporto, un tessuto democratico con la società. Ma adesso ci sono consigli regionali che sono stati eletti nel 70, consigli provinciali, consigli comunali. Siamo cioè di fronte a una società molto più articolata, una democrazia più articolata. Allora io ritengo che il numero dei parlamentari sia davvero troppo alto. Interessante, voglio farvi notare a casa, è che la Carrà dice è diventata ancora più popolare da quando propone la riduzione dei parlamentari. Per dire che con questo tema abbiamo un consenso amplissimo, che è un po' il motivo per cui oggi alla fine tutti lo votano. Però lei stamattina ha fatto un'intervista molto interessante, qui dice non è una riforma sbagliata, ma è una riforma incompleta. Ci spiega perché semplicemente il modo che tutti possano. Assolutamente. Perché c'è bisogno che il Parlamento funzioni, no? Allora, con 200 senatori e 400 deputati bisogna fare quello che si faceva con 630 deputati e 315 senatori. Il problema non riguarda la Camera, ma riguarda il Senato, che passa da 315 a 200. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna ridurre le commissioni, il numero delle commissioni parlamentari. Oggi sono 15, 14 sono troppe. Bisogna vedere come si partecipa alle commissioni inchiesta, alle commissioni speciali, RAI per esempio, cose di questo genere. Cioè occorre una ristrutturazione complessiva. E poi vede, c'è un punto sul quale mi permetto di chiamare Lei ha lanciato un l'attenzione. allarme forte, no? Il tema delle lobby, il tema del Beh, certo, fatto che. non per questo motivo, perché un parlamentare, un senatore, se si va ad una legge basata sui collegi, avrà un collegio di 300.000 persone. In Italia 6.000 comuni sono sotto i 5.000 abitanti. Quanti comuni faranno parte di quel collegio? Quanto costerà la campagna elettorale se si fa il maggioritario in quel collegio? Questo bisogna Quindi vedere. solo i ricchi potranno essere I eletti. ricchi o coloro che sono sostenuti da lobby. E quindi io starei molto attento, insomma, a questi aspetti di contesto. Aggiungo una cosa, che una volta che si stabilisce che l'età per votare al Senato è la stessa che per votare alla Camera, e l'età degli eletti è più o meno la stessa. E abbiamo due camere uguali, perché ce ne facciamo? Questo è in realtà è la premessa per un monocameralismo di fatto. Bisogna ragionare su queste Allora. cose.